ce l'hanno anche loro nella festa. Conosco donne che addirittura hanno portato il cero, e a questo proposito voglio ricordare un episodio, cioè in tempo di guerra i ceri sono stati portati in cima alla basilica dalle donne, perché vi erano i rastrellamenti, il coprifuoco, e vi era pericolo per gli uomini, e nonostante ciò la festa è stata fatta grazie alla passione, alla fede ceraiola delle donne. Per quanto riguarda proprio materialmente la devozione, per quanto riguarda la devozione, qualche ricordo, qualche racconto anche rispetto a queste grazie ricevute o questi eventuali miracoli, a parte quelli che ci auguriamo che avvengano? Il legame degli Eugubini con il Santo Patrono, con Sant'Ubaldo, è estremamente forte, per cui c'è anche il paradosso di chi, pur non essendo cristiano, ha una fede incommensurabile per Sant'Ubaldo. Nei minimi gesti quotidiani l'Eugubino ha sempre il pensiero per Sant'Ubaldo, Sant'Ubaldo protettore di Gubbio, protettore dalle invasioni barbariche, dai terremoti, quindi ogni preoccupazione dell'Eugubino viene rivolta e proiettata al Santo Patrono come colui che tutto l'anno, nell'arco dei 365 giorni, vigila ininterrottamente sulla collettività eugubina. È un legame molto forte, tra l'altro per alcuni aspetti neanche spiegabile, ripeto, persone, ceraioli, atei, hanno una fede smisurata per questo santo. Senta, invece per quanto riguarda l'aspetto modi di dire, proverbi, qualcosa che riguardi specificamente i Sant'Ubaldari? Ma diciamo modi di dire particolari del nostro cero, di Sant'Ubaldo, di Sant'Ubaldari, diciamo non ce ne sono, salvo alcune espressioni che sono proprie e comuni a tutti i ceraioli, quindi anche ai ceraioli di San Giorgio e di Sant'Antonio, un'espressione via Checcoli, nel senso via che stanno arrivando i ceri, sono tutte espressioni tipiche eugubine. Senta, per quanto riguarda invece l'aspetto del suo ruolo nella società civile in quanto presidente, è un ruolo sicuramente di prestigio, suppongo, oppure no? Ma diciamo, che cosa le viene riconosciuto? Ma io ritengo che da questo punto di vista diciamo, ci sia solo un ritorno per quanto riguarda la fede ceraiolo, di tangibile non c'è un granché, salvo il riconoscimento dell'impegno che durante l'arco dell'anno si dà per la festa, per i ceraioli, per il nostro cero. Senta, invece per quanto riguarda le tecniche di trasporto, se potesse velocemente delineare quali sono le principali e se eventualmente ci sono differenze tra voi e le altre famiglie oppure no? Ma non ci sono differenze, perché tutti e tre ceri sono tre macchine a spalla, e quindi il criterio è lo stesso per tutti e tre. Il cero è basato e issato sopra una barella, e la barella è portata a spalla da 8 ceraioli. 4 si chiamano punte e i 4 interni ceppi.
Quando lo fermano alto si dice a bicchiere, si dice. Perché questo è tutto esclusivamente manuale comunque. Sì, mani e piedi e corde. I rintocchi sono di una campana più piccola. Questo è il doppio, si dice, perché campana piccola e campana. Dal suono delle campane e del campanone, e ne approfitto appunto per domandarle il ruolo del campanone all'interno della festa dei ceri. Ma il ruolo del campanone è di fondamentale importanza. Io definirei il campanone come la voce della festa. Tutti noi eugubini, fin da bambini, interpretiamo questo suono collegandolo chiaramente alla festa, è il risveglio dell'eugubino, e durante l'anno vi è un calendario delle suonate in relazione a ricorrenze, festività sia civili che religiose. Appunto quella di oggi, del 1° maggio, è una di quelle ricorrenze che il calendario dei campanari ha per la relativa suonata. Invece, ritornando appunto a quello di cui stavamo parlando in precedenza, le tecniche di trasporto. Le tecniche. Stava dicendo, scusi se la interrompo, le punte. Sì, il cero viene portato a spalla da 8 ceraioli. 8 ceraioli, i due davanti e i due dietro sono le punte, punte davanti e punte dietro. I 4 in mezzo sono i ceppi. E sono coloro che si caricano il peso del cero. Poi abbiamo il capo 10, che è la guida del cero, sta in mezzo alle stanghe, il capo 5 che sta dietro, e dietro il capo 10 c'è il barelone e davanti al capo 5 c'è un altro barelone. Quindi questa è la disposizione sotto il cero. Sarebbe la muta, e quindi muta dal latino mutare, cambiare, quindi sono gli 8 che portano il cero, fanno quei 40-50 metri e poi vengono cambiati da un numero equivalente di ceraioli, ecco perché ogni gruppo viene definito muta. Questo mi permette di introdurre un'altra domanda che volevo farle: i cambiamenti sono avvenuti nel corso del tempo?
rispetto non solo alle mute, se non sbaglio, sono diventate più frequenti nel passato, e poi in generale anche in base ai racconti che lei ha avuto dalla sua famiglia. Certo, la festa di Ciri nel corso dei secoli è stata soggetta a cambiamenti, a volte anche profondi e radicali, poi per non so, per il percorso dei Ceri, ad esempio fino a qualche decennio fa non è che si facesse l'alzata in piazza grande, ma i Ceri erano alzati in un altro luogo e non erano tutti insieme, quindi ciascun Cero aveva piazzata in un luogo distinto e diverso. Quindi cambiamenti sono relativi sia alla modalità della festa e della corsa e cambiamenti anche in relazione all'atteggiamento dei ceraioli, degli eugubini. Non sempre cambiamento è sinonimo di miglioramento, ma ci sono anche dei fenomeni cosiddetti involutivi, degli atteggiamenti che costituiscono devianza rispetto a quelli che sono i canoni ceraioleschi, e veramente mi sento di dire che il cambiamento più rilevante è il gran numero di ceraioli, quindi la richiesta di partecipazione attiva che si è riscontrata in questi ultimi decenni. Quindi c'è un certo atteggiamento a volte di protagonismo, il cero non viene vissuto in maniera positiva, ma come vetrina per affermare, no, il proprio ruolo, la propria prestanza fisica, quando dobbiamo sempre tenere presente che la festa dei ceri è un atto di devozione, il santo patrono, atto di fede più profondo che l'uomo ha nei confronti di santo padre. Per quanto riguarda i ruoli dei diversi protagonisti, diciamo, della festa, i tipi di relazione, ad esempio, voi famiglie, a parte, diciamo, l'organizzazione che c'è nel corso dell'anno, proprio per quanto riguarda specificamente la festa, come vedete, come vi attivate? Le famiglie, quindi quelle di Santo Baldari, San Giorgiari e Sant'Antoniari, sono le associazioni che non hanno scopo di lavoro, sostanzialmente hanno identiche o analoghe finalità. Io ricordo i principi statutari fondamentali della nostra associazione, quella di Santo Baldari, uno dei suoi primari è la salvaguardia dei valori, dei principi della festa e quindi il corretto insegnamento di quelli che sono stati i valori dei nostri nonni, dei nostri ascendenti. La fede in salvaguardia, quindi tutta l'attività dell'associazione finalizzata alla salvaguardia di questo patrimonio che può un valore. Una domanda. Esiste una sorta di cerimonia per coloro che diventano ceraioli per la prima volta? C'è una festa di benvenuto? Come funziona? Ma una festa di iniziazione non c'è sotto questo profilo. Colui che prende il cielo per la prima volta chiaramente ha modo di fare altri luoghi, anche quindi per la prima volta il cero non è un soggetto che è digiuno del tutto, sicuramente ha avuto modo di formarsi in altro luogo, diciamo così, per esempio facendo la bacchetta, sostenendo il ceriolo, il portatore di cero. Quindi questo ruolo ha avuto modo di acquisire la di fare un
tanti. È lo stesso rito, è la stessa festa, è la stessa corsa, cambia solo la fascia di età, la fascia di età. Il cielo mezzano è per i ragazzi dai 14 ai 20 anni, oggi i piccoli sono per i ragazzini dai 6 ai 12 ai 13 anni, però diciamo che il rito, il rituale è la festa, la corsa, è speculare, non vi è alcuna differenza. Spero di essere... Allora. Presidente dell'Associazione Maggio Rubino. Da quanto ritardo? Sono 5 anni. Sono in crisi. Sì. Mi può parlare della sua del Maggio Rubino? Sì, ma proprio del suo. Presidente è una base volontaria. Anni fa e una certa fase per pensare all'organizzazione e anche alla diffusione della loro comunicazione. Io come associazione un pochino quello di culturale, di contribuire a anche culturale, sociale, economico, per cui non è solo per la festa in questo momento. Abbraccia tantissimo. Io ho niente, qui c'è il consiglio direttore che viene abbastanza periodicamente. E abbiamo questo schema cioè ogni iniziativa che variamo è possibile di progetto, il quale si realizza con altri consigli, con altri che con esterni, comunica le modalità del progetto. L'ultima che abbiamo fatto è che abbiamo inaugurato il ruolo di Fontevecchio nel Palazzo d'Italia, ecco, una cosa di cui ci siamo occupati noi dopo 7 anni di lavoro e al ginaggio del Ritorno al Museum, questa riproduzione ora è nel luogo di cui finalmente era. Poi ecco, l'arte dell'iniziativa viene facendo. Con la festa dei ceri noi contribuiamo a quello che è l'aspetto culturale di identificazione cercando di leggere il passato e soprattutto anche di tentare di segnare il futuro rispetto ai cambiamenti. Contribuiamo al tavolo delle componenti della festa, poi un gruppo specifico che scenografia, per cui mobili che chiamiamo progetti interamente o pubblico o appartiene, noi lo facciamo, vediamo sempre il pubblico di me, nel senso che cerchiamo il consenso poi di altri componenti, il confronto, quello è un impegno, così come la giorno dice che avviene sulla scalea prima della vita, e quindi controlli la consegna. E poi per integrare la stagione è integralmente a carico nostro. E là è un periodico no? Se lo vedete noi semplicemente siamo su, nel senso di ci impegniamo a valutare di alcune frange che ci sono nelle nostre poi contribuire parecchio a tutto questo. Pensiamo di fare.
Sì, sono stato cerchiolo, finché mi hanno contento. E quindi? Sì. Cioè, è anche di avere la stessa tradizione? No. Mio padre è cerchiolo, mia madre è di Sant'Antonio. Sono di Sant'Antonio. Visto che è stato cerchiolo, per quanto riguarda la mia esperienza, io ho avuto persone che hanno la fatta molto più passato e concorda ma assolutamente nel senso che si è amplificato ai miei tempi la cosa era un pochino più retta, anche diversa. Io per esempio ho preso il liceo, non sono stato vestito da cerchiolo, era una cosa abbastanza prima quando avevo in giacca e attuale molto diverso su questo aspetto qui c'è la divisa comunque contraddistinta. Poi direi che nel tempo è una pena diversa, ma credo che sia anche tutto del mondo, nel senso che poi diciamo che sono una spugna, nel senso che bene nel mondo tutto quello che è circostante, e quindi in qualche maniera senta adesso il momento collettivo, certo, questo è veramente positivo, penso che c'è. Io non sono stata sempre avvertita, forse è la partecipazione di ai diversi momenti per poter la festa sia sempre dentro di noi. Maggiori persone sono avvicinate, questo è dubbio. Secondo te, chi è che c'è stato questo cambiamento? Cioè, qual è stato introdotto più o meno? In quella divisa del maggio, forse sì, più o meno. Per praticamente la prima diffusione della divisa è stata una scelta del vino. Rispose 100 divise e le consegnò per aiutare tutte le possibilità di poter indossare la divisa in maniera più magari solamente per sperare la possibilità di indossare la divisa. Noi siamo nel centro di chiamare l'università di Torino a creare questo che è di tutta maggio qui, poi nel tempo c'è stato un po' di era un momento in cui poneva sotto l'aspetto di Roma, Venezia, cosa questa. E cosa dire la differenza, diciamo, tra voi e l'università di Roma? C'è molto più che la società non posizione nulla e la comunità pratico, ma logistico c'è ogni cosa. Noi abbiamo questa della scenografia che per poi ha compresa sta un po' tutti quanti a testa c'è un po' che c'è più. Grazie.
Male anche le persone che si sentono magari siano importanti se non c'è qui la